Benvenuti ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo bellissimo video su questo meravigliosissimo canale. Quest'oggi siamo qui per partecipare a un contest di un grande master di YouTube Italia che è Maurizio Merluzzo. Lui ha lanciato questo contest in cui dovevamo fare praticamente un video contenuto dove dovevamo riassumere i suoi video, di fare un piccolo trailer in cui si introduceva fondamentalmente quello che è il suo progetto Vita da Wrestler. Quindi abbiamo fatto praticamente questo trailer con la nostra firma. Vediamo se è piaciuto. Insomma, a breve vi faremo vedere il video. Intanto ringraziamo tutto lo staff di Maurizio Merluzzo che ha dato per l'opportunità a noi di partecipare a questo contest. Questo contest cosa ci farà vincere? Giusto per rendervi partecipi di questa cosa, potremmo andare nei loro studios e fare due settimane di pratica, tra virgolette. Ci insegnano un po' di roba per quanto riguarda il mondo di YouTube Italia, quindi tanto di cappello. Lascio il video, grazie dell'attenzione. Sapevo che stavo per salire e che sarebbe toccato a me. Non mi sarei mai fermato, io non sono uno che torna indietro quando deve fare qualcosa. Qual è il percorso da fare? Cosa bisogna studiare? Come si fa a salire su un ring, combattere con un pubblico che ti guarda e ti fa per te? Ero veramente out con la testa, non c'ero. Bambino sono sempre stato un fan del wrestling. Era come se i personaggi dei cartoni animati, come se i supereroi prendessero vita e combattessero sul ring. Crescendo ho imparato a guardarlo con occhi diversi, con occhi da adulto. Ho imparato a decostruire quello che vedevo succedere sul ring. Mi chiedevo perché una mossa veniva fatta in un determinato modo, quali erano le dinamiche. Ma soprattutto mi sono chiesto: in Italia si può diventare wrestler professionista? Il wrestling non è soltanto fatto da mosse, ma è fatto soprattutto da storytelling, raccontare storie di amicizia, di rivalità, di tradimenti, tutto quello che abbiamo sempre visto in televisione. Ma chi c'è dietro tutto questo? Chi è che scrive le storie? Chi è che dice lui vince, lui perde? Voglio raccontarvi come funziona questa cosa, ma non a parole, ve lo faccio vedere.